in questo numero del TG Giovani. Chiara, un anno dopo. In Australia, l'organismo più grande del mondo. La recitazione contro le disuguaglianze. Qui Radio Immaginaria, il 27 giugno è stato l'anniversario della morte di Chiara Gualzetti. Se ci avete seguito negli scorsi mesi sapete già la sua storia. Lei era una ragazzina di 15 anni che è stata uccisa da un suo coetaneo in provincia di Bologna. E noi un anno dopo eravamo lì. Non sembra vero che sia già passato un anno, eppure sembra ieri che sia successo tutto. Stare qui proprio in questo posto, guardare quella collina fa male, non poco. Il fatto di essere qui per presentare un podcast, per presentare qualcosa che dia un senso alla morte di Chiara è importantissimo. In questa occasione abbiamo presentato L'Arco di Chiara, il podcast che abbiamo realizzato noi di Radio Immaginaria per Rai Play Sound per raccontare la storia di Chiara. Dopo un anno la mancanza di Chiara si fa sentire sempre più forte, in quanto persona lei molto fisica, molto casinara, sempre presente in ogni cosa. In quanto lei? In quanto Chiara. Il podcast si chiama L'Arco di Chiara, come l'associazione che abbiamo presentato l'anno scorso, il giorno del suo compleanno. E vorremmo a tutti i costi aiutare quanti più giovani possibili, quanti più adolescenti possibile. So che è chiedere troppo, però mi piacerebbe ritornare indietro nel tempo a quel 27 giugno e cercare di fermare tutto, bloccare tutto, a costo di rimetterci pure io, perché comunque, come ci eravamo detti, la nostra amicizia andrà a vita in eternità. Noi ringraziamo Giusy, Vincenzo e Martina e speriamo che con questo podcast possiamo essere utili ad altri ragazzi come noi, perché abbiamo capito che al posto di Chiara ci poteva essere chiunque. Da Radio Immaginaria è tutto, noi ci sentiamo la prossima settimana. Ciao! Ciao. Ciao ragazzi, io sono Marco della redazione di San Giovanni in Persiceto e questo ovviamente è il Tiossigeno, un programma dove parliamo di natura e animali. Oggi sono qui come al solito per raccontare qualche fatto strano e curiosità riguardanti la natura, ma secondo me questa non è proprio la location adatta per raccontarveli, quindi direi che sarebbe meglio spostarsi. Ok ragazzi, direi che questa location è decisamente meglio. Direi di cominciare subito. Allora, è stato scoperto l'organismo più grande della Terra. Calma, so già cosa state pensando. No, non è un mostro marino e purtroppo non è neanche un titano della natura. Però è comunque una cosa positiva, è comunque una cosa molto bella. Allora, si trova nella parte più occidentale dell'Australia, a Shark Bay, è stato trovato la posidonia più grande al mondo. Che cos'è la posidonia? La posidonia è quell'alga, per farvi capire, con le foglie a nastro, che è dotata di fusto e radici, quindi è proprio completa. Non sono tante posidonie, è un organismo solo clonato per ben 185,6 km, quindi pensate quanto è grande questa posidonia, ed è riuscita a svilupparsi così tanto nonostante tutti i leoni marini che andassero a bucare le sue foglie, anche se appunto è un bene con le sue foglie per fare da tana a piccoli animali e con le sue proprietà benefiche per la fauna marina. Da me per oggi era tutto, spero che questo Tiossigeno vi sia piaciuto e se vi piacciono i nostri contenuti continuate ad ascoltarci. Ciao! Vedere film, fare teatro, fare il dopo scuola, che magari una persona che ha più bisogno porta suo figlio da uno privato ma gli costa troppo e invece qui può farlo gratuitamente. Dovevo fare i compiti e mio padre era al lavoro, mentre mia madre non sa parlare bene l'italiano e quindi mi serviva un luogo dove poterli fare con qualcuno che mi aiutasse. E così ho scoperto il Barrios. Barrios è comunità, empatia e opportunità per me. Col teatro, allora, la prima volta che ho incontrato il teatro è stato alle elementari, quindi le solite recite che si fanno a Natale magari.
Poi in realtà la mia vicina di casa è la madre di Giovanni, di Aldo Giovanni e Giacomo, e quindi ho incontrato la, per la prima volta mi sono appassionato al teatro e al mondo del teatro. Infatti magari andavo a volte con la madre di Giovanni, che io ormai chiamo nonna praticamente, a vedere i suoi spettacoli, ed è in questo modo che mi sono appassionato al teatro. Poi grazie al Barrios ho avuto l'opportunità, come sempre, di entrare nel mondo. Questa è una macchinetta per 4 tazze, ma se ne possono ricavare pure 6, e se le tazze sono piccole pure 8, per gli amici. Il caffè costa caro. Mia moglie non mi onora su queste cose, non le capisce. Avevo 10-11 anni, l'ho conosciuto a scuola, perché a scuola avevo delle maestre, delle professoresse che mi consigliavano appunto di andare al Barrios a fare dopo scuola. E poi, sempre quando andavo a scuola, un giorno mia madre mi ha detto: guarda, non è meglio che vai al Barrios, fai dopo scuola e poi vai pure a teatro. Io non sapevo neanche cosa fosse teatro. Sono andato lì, all'inizio non mi ci trovavo molto bene, però poi dopo un paio di lezioni mi sono trovato molto bene e ho deciso di continuare. La cosa che mi è piaciuta più di tutte è stata scoprire appunto che sono portato per il teatro, spero di essere portato per il teatro. Andare a vedere uno spettacolo come pubblico vivo è qualcosa di straordinario, ma partecipare allo spettacolo e vivere quelle emozioni davanti a un pubblico, e soprattutto fare delle prove, sbagliare, imparare tutto il tempo, è una cosa che è indescrivibile, è bellissima, e la cosa più bella è che non smetti mai di imparare. Tu stai facendo le due cose, evidentemente c'è qualcuno che ti sta guardando mentre stai facendo questo caffè e queste cose. E tu rispondi a questo. Allora no, a noi altri napoletani toglierci questo sfizio, no. Io per esempio, e parto. Però ci vuole quel gusto lì. Io per esempio, adesso ti racconto come lo faccio, no? È molto preciso anche quando racconta, dopo lo diventa ancora di più, quasi proprio chirurgico. Cioè, se hai un fratello, una sorella che ti fanno i casini a casa, se c'è danno problemi, meglio venire qua, rilassati, fai tanti giochi.